Lo sapevi che ci sono dei paesi che ti pagano per andare a vivere lì? Vorresti cambiare vita andando a vivere in un posto che ami senza dover investire nulla? Sei nel posto giusto! Ciao, viaggiatori appassionati, e benvenuti a Spunti di Viaggio, il vostro canale dedicato all'esplorazione del mondo e a incredibili avventure in luoghi sorprendenti. Oggi vi porteremo in un viaggio emozionante attraverso i 10 paesi che ti pagheranno per trasferirti lì. Sì, avete sentito bene, potresti essere pagato per vivere in alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo. È un sogno diventato realtà per molti, e qui su Spunti di Viaggio ti racconteremo tutto. Prima di cominciare, non dimenticare di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sulle ultime novità sull'argomento che evidentemente ti sta a cuore. Il pittoresco paese di Ponga, situato nelle montagne settentrionali della Spagna, offre circa 3.000 euro ai nuovi residenti per aiutare a stimolare l'economia locale e combattere il declino demografico. Santiago, la capitale del Cile, offre circa $40.000 agli imprenditori disposti a trasferire le loro attività lì attraverso il programma Startup Chile. L'Irlanda offre alcune incredibili agevolazioni fiscali per i proprietari di aziende. Anche se non ti pagano direttamente per vivere lì, gli incentivi sono così buoni che potrebbe sembrare di essere pagato. L'Irlanda è ideale per chi cerca di vivere in un paese anglofono. Il comune di Legrad, in Croazia, offre case a partire da 16 centesimi e paga $4.000 per il rinnovo della casa, ma devi dimostrare stabilità finanziaria. Avere meno di 40 anni e impegnarti a vivere lì per almeno 15 anni. Bene, cosa ne pensi? Hai già trovato il posto giusto per te? Aspetta, non finisce qui. Albinen, una piccola città svizzera, offre circa $27.000 a coloro che si trasferiscono lì, ma ci sono requisiti specifici, come avere meno di 45 anni e un'approvazione di residenza permanente in Svizzera. Taiwan paga insegnanti di inglese nativi tra $2.000 e $3.000 al mese. Ed è uno dei paesi che offre i salari più alti per insegnare l'inglese. L'isola greca di Antikythera paga le famiglie per trasferirsi lì, offrendo una casa e un terreno, oltre a €500 al mese per i primi 3 anni. Mauritius offre 20.000 rupie mauriziane, circa $433, alle start-up che si trasferiscono lì, insieme a un basso costo della vita. La provincia di Saskatchewan, nell'ovest del Canada, ha recentemente lanciato un programma per contrastare la fuga di cervelli. Per essere idonei, devi essere un neolaureato di una delle università in una lista di istituti preapprovati e accettare di rimanere nella provincia, ottenendo $15.000 all'anno in restituzioni fiscali. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Manca l'ultima tappa, la più imprevedibile. Pronto per scoprirla? Se il contenuto ti sta piacendo, iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. L'Italia ha diverse aree che hanno segnalato di pagare le persone per trasferirsi lì, tra cui Candela, la Sardegna e Presicce Acquarica. Oggi ci concentreremo sulla più redditizia tra queste, che è Presicce Acquarica. Questa città si trova nel Tacco dell'Italia, in provincia di Lecce, a breve distanza dalla costa e dalle sue spiagge mozzafiato.
La città stessa è altrettanto incredibile, con numerosi edifici storici e ottimo cibo. Presicce Acquarica offre 30.000 euro a coloro che si trasferiscono lì. Grazie per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video.